Ciao Francesco. Eccoci qua. Allora, guarda che luogo meraviglioso. Ah, è una villa straordinaria questa. Devo dirti che venire qua mi ha cambiato la vita, perché è proprio un luogo di natura intenso, perché sei proprio sopra a Ivrea, a pochi passi dalla stazione. Però sei in mezzo al bosco, perché da quel lato lì continua il bosco per una ventina di chilometri. Di là c'è la Val Chiusella, con quella meravigliosa montagna che si chiama la Bella Dormiente. E invece questa, lì inizia la Val d'Aosta, dove la montagna fa la M bassa, quello che si potrebbe anche chiamare, o chiamano, il canale di Champoluc. Arrivano delle volte delle tirate di vento a 200 all'ora, ma da un minuto all'altro. E non solo il vento, ma anche le rotte migratorie. Ah. Per cui. E che uccelli, che uccelli passano? Ah, guarda, di tutto e di più. Cioè, i cardellini sono la cosa più comune. Però, insomma, a seconda delle stagioni, le upupe sono quelle che a me comunque. Ci sono delle cornacchie, dei no, vabbè, cornacchie pieno. Sono un amante delle cornacchie. Perché? Anch'io. Perché sono degli animali intelligentissimi. Cioè. E da qua si vede invece proprio l'inizio della Serra di Ivrea, che è questa collina pazzesca, che è una serra morenica. È unica, eh? Unica. Come conformazione geologica. Che davanti, se non sbaglio, per tipo 13 chilometri. E la cosa bella di qui, perché vedi che scende tanto, qui è già più umido, più orto, però quando sono arrivata qui ho fatto un po' di scavi, perché questa roccia qui è un pezzo della serra. Cioè, in realtà tutta la casa è tutto qui, siamo tutto sopra a roccia. E vedi che si vedono i segni del ghiaccio. Certo. E comunque mi ci metto ogni tanto lì sullo scoglio. E da questa cosa qua ti è venuta l'idea forse della panchina che fai? Assolutamente sì, perché in realtà io qua avevo già fatto quello stesso lavoro. Perché poi qua intorno è una zona archeologica pazzesca, a tutti i livelli, cioè di cose romane, si sa, insomma, Eporedia era romana, ma ci sono, qua dietro ci sono, c'è un posto che si chiama Parai Auta, che è completamente abbandonato, che è pieno di coppelle. Pazzesco. Che saranno degli elementi che tu inserì, no? Su cui la panchina abbiamo poi scelto una bellissima pietra integra di Luserna, che è 2,50 m per 2,10 m per 35 m, con quattro blocchi uguali a fare da zampa in modo che arriva a 60. Quindi come se fosse un enorme piano. Un piccolo modello, un piccolo lavoro, sì, di modello ce l'hai? Poi sì, ce l'ho, anche se in realtà quando sono andata poi con Elio a Barge, e lui mi ha fatto vedere, io avevo pensato di farla a punta, come una freccia, come un vettore in qualche modo, no? Con queste sei coppelle, e in realtà mi ha presentato la pietra e abbiamo deciso di usare quella, perché tutti i bordi sono grezzi, e quindi su questa pietra qua io non ho fatto altro che disegnare il punto di queste sei coppelle, che sono poi la costellazione di Cassiopea, che però vista da Alfa Centauri, perché, perché se la vedi da Alfa, se la vedi da qui è una M o una W. Sì. Cioè, quando in un emisfero è M, nell'altro emisfero è W, e poi cambia. E invece se la vedi da Alfa Centauri, così, insomma, si trova anche su internet, si aggiunge un punto che è il nostro Sole. E quindi fa uno zigzag, e lo zigzag è una figura che io uso moltissimo nel mio lavoro, perché la danza di allarme delle api. Certo. Sai che le api fanno questi segni grafici. Quindi come dire, il macro universo, l'universo e il micro universo delle api, che sono uno dei temi, esatto, fondamentali del e tuo infatti lavoro. C'è anche un'ape con la linguetta, la ligula di fuori. Perché queste coppelle
ne parlavamo per telefono l'altro giorno. In realtà non si sa ancora bene che scopi avessero. Nella preistoria? Nella preistoria, insomma, nel bronzo, nell'età del bronzo antico. Piuttosto. Quindi è una panchina dello spazio e del tempo. Sì, esatto. Parentesi, durerà. Poi durerà nello spazio del tempo, certo. E ti dirò che abbiamo deciso di lasciare le coppelle col segno meccanico. Sì. Perché così magari se fra 5.000 anni le trovano, dico, ma... Chi è che l'ha fatta? Che strumenti usavano? Ah, sì. A me, proprio venendo qua, perché sai, una cosa se tu le cose le leggi sui libri. Sì. Poi quando, siccome è pieno di api e mi è capitato di riuscire a salvarne ben due... Quindi le ho osservate a lungo, come si riprendeva, e gli dai l'acqua e miele, poi la cosa... Mi sono resa conto che, sì, certo che poi appena si riprende vola dalle sorelle e all'alveare, però comunque è una creatura. No, no, che sia... Bruce! Basta, E questa qui fa parte di... questa scultura è di ferro e bronzo, si chiama New Sense of Direction, perché effettivamente tutto il lavoro che sto facendo ultimamente è molto basato sul senso di orientamento, che è una dei misteri della natura, il senso dell'orientamento. E a me in effetti sono attratta dalle cose che non sono spiegabili. Cioè. Non sono riuscita ancora a spiegare, per esempio, delle migrazioni, come riescano a ritornare al posto giusto, no? Tutti gli uccelli. Ma in realtà c'è la spiegazione forse più plausibile è quantistica. Cioè? Cioè che anche nei nostri occhi c'è una particella, una cellula che si chiama criptocromo. Che il nome la dice lunga, nel senso che è nascosto. Quindi è colorato ma è nascosto. È colorato ma è nascosto ed è colorato di arancio, complementare al blu, e praticamente interagisce con tutti i ritmi circadiani di tutti gli esseri viventi. È responsabile della fotosintesi. Quindi E dell'orientamento anche. Perché l'hai fatta così a scudo, a forma di osso di seppia? Volevo solo in qualche modo rifare come sono fatti i favi naturali. Sono tantissimi anni che io studio la costruzione delle celle, delle api, perché sai che ti intrighi, allora, sì. Anzi, ho pure provato a rifarle, eccetera. Questo criptocromo si trova molto spesso negli occhi o comunque è responsabile della percezione non visiva della luce. Per cui tutto dipende dal blu e dal verde. Trovo una bellissima spiegazione poetica, se no. Sì, non... è poetica. È poetica. È praticamente quando la scienza diventa poesia. Noi ci fermiamo, dico noi ci io. Ci fermiamo perché. Nella totale incomprensione di questo, però mi piace però molto la descrizione. È proprio la ricerca che sì. a me piace, perché poi la particolarità di queste cose che rispondono a leggi quantistiche è che quando le vai a guardare non si fanno vedere. C'è tante cose che non sappiamo, che non si vede. Thank you.
in questa casa dove era rimasto tutto quello dei proprietari precedenti, in realtà tu l'hai io ho inserito delle mie opere che stanno benissimo. Quella verifica delle sculture, della forza delle sculture e come riescono ad abitare gli spazi. Naturalmente assolutamente. Quanto possono adeguarsi agli spazi, e questo anche chi è che le mette, come le si mette, e dall'altro lato quanto condizionano lo spazio, la visione dello spazio, e quanto lo spazio, no, in cui sono inserite dà senso anche diverso dimensione proprio di qualità e di visione, possibilità di visione diversa. Per esempio questo, che è una bellissima... Questo sta benissimo. Benissimo, è un concerto di rane, notturno per rane e grilli. Per rane e grilli. Diventa, che poi ci sono fuori le rane e grilli. Ci sono fuori le rane e i grilli, e in particolare lei ha trovato proprio la sua posizione. Questa, sì. Questa scultura è un blocco unico di marmo nero del Belgio, 13 merli, con il becco è un inserto di giallo siena. Ecco, queste in generale sculture, questa qua è una scultura che si fa toccare, fatta sì. Per essere toccata, è chiaro che io poi... tremo perché... Sì, accarezzare, diciamo allora. Però attira la volontà, la mano a poter... perché poi le forme, no? I volumi e toccare la materia sì, significa anche... Sì, ma infatti anche... sì, io me la accarezzo parecchio. Comunque sì, significa lei, toccare anche il senso profondo, l'anima anche del lavoro, ecco. Certo, cioè ci sono dei momenti di luce in cui ci sono tutti i merli fuori che fischiettano e loro insomma si trova bene. Chissà se di notte poi scappano anche loro, vanno dai loro amici veri. Ma guarda, nottetempo, non si sa mai. Lavoro tantissimo con la cera d'api e questo qui è uno sciame. E quindi le produttrici della cera sono modellate, esatto, con loro stessa prodotto. E vedi, questo è lo stesso stampino, con lo stesso stampino ho fatto questo bracciale che è anche uno sciame. Quindi tu hai fatto tanti gioielli anche? Sì, sì, di bronzo. Di bronzo? Un po' di bronzo e un po' d'argento. Questo, mi spiegavi prima, è un lavoro... In realtà è un libro d'artista. È un libro d'artista. Perché praticamente questa che è la cornice di un'edizione di cui ho fatto, non mi ricordo quante copie, ma c'è scritto dietro, che è la luna, l'ape sulla luna, e poi biffato, sempre questa, sai, la stampa a secco, che bianco su bianco, mi piace molto. E se lo giri c'è il libro... che tu puoi tirare fuori e questo qua è tutto sulle sfere, perché uno dei miei temi sicuramente sono palle e sfere. A me ogni tanto mi chiedono ma perché fai gioielli, poi però per esempio questo soggetto qua che è uno dei miei principali, la sfera di Alveare, che io faccia una cosa così enorme, è uguale, cambia solo la scala. Sì, cioè, non sì. È che, i gioielli, non è che io faccio i gioielli, faccio mini sculture o grandi sculture a seconda di... Quindi elementi sempre uguali che possono avere scale diverse senza perdere la loro identità. Ecco, vedi, questo è un favo vero, naturale. Di loro praticamente fanno questa forma qua di questo cuneo che io ho rifatto anche in gioiello, no? Questo qua è l'interno della parete delle celle, 109,28 gradi. Però in realtà, te la dico in due parole, loro vanno tutte insieme, si riuniscono, si tengono per la zampa, tutte da una parte di qua e tutte da una parte di là. Dopodiché cominciano a produrre con le loro ghiandole della cera, dei cilindri. Tutte da una parte, tutte insieme, e tutte dall'altra parte, tutte insieme. Uh-huh. E facendo
regolando la temperatura sui 38 gradi, 37 gradi, in modo che la cera in quel momento sia malleabile. Poi con le sei zampe, lungo quelle che corrisponde alle zampe, quindi sei, piantano un pochino di propoli. Poi tutte insieme se ne vanno e la cera scende di temperatura e praticamente dove c'è il propoli si solidifica e si formano gli esagoni. Cioè vedi, queste stanno lì che lavorano, fanno i cerchi e poi tutte insieme se ne vanno e si formano gli esagoni. Cioè vabbè, è un po' letterario, però è sempre cera. Cioè, in realtà poi le tue sculture accompagnano, sono una messa in evidenza e fissata però naturalmente in forma plastica di un processo di ricerca scientifica, ma anche del senso stesso della vita, della vita sociale, della vita comunitaria, sì, di questi insetti della meraviglia, quindi che creano un'armonia, che è un'armonia plastica anche. Certo, questa, certo, perché poi le fanno api, sculture, le api fanno dei grafici, cioè quando comunicano con le altre api che devono dire dove si trova il fiore, questa non è ancora, però comunque qui si capisce. E questa qui è una delle danze delle api, no? Per cui l'ape arriva, c'ha tutte quelle altre intorno, si mettono davanti all'alveare su un punto che si chiama pista da ballo. Ah, si chiama così? Si chiama proprio. In apistica si chiama pista da ballo. E l'ape che ha trovato il fiore comincia a fare questo. Sempre la stessa configurazione? Sì, e tutte le api si mettono. Uno schema analogo sempre. Ma questa qua in particolare è la famosa Round Dance, che poi è il titolo della mostra, cioè la danza in tondo, che vuol dire che il fiore si trova facendo il punto fra l'alveare, il sole e il fiore, ci sono tre punti, e il fiore si trova entro i 100 metri. Quindi vicino. E tutte le altre api si mettono intorno che la guardano, ma loro fanno dei segni grafici. Questa cosa qua dei segni grafici fu scoperta quindi negli anni 40. Sono disegnatrici. Da tale Carl von Frisch l'ha scoperta lui questa cosa. Si è messo lì a guardare, sempre l'osservazione. Abbiamo cominciato a parlare di questa panchina. E quindi mi fai fare la danza, le cose si connettono. Esatto, a me mi era venuto in mente di farla di marmo verde Alpi. Sì. E poi invece sono andata con Elio a Barge e abbiamo trovato questo, che se vedi è sempre verde comunque. Sì. Che però c'è tutto luccicante. E che è pietra di Luserna, quindi la panchina poi sarà appunto di pietra di Luserna. Comunque queste sei coppelle come venivano probabilmente fatte sulla base delle costellazioni. Sì. Cioè alcuni disegni formati dalle coppelle che sono stati trovati riportano proprio le dalle costellazioni. Dalle popolazioni preistoriche sì, delle sì, nostre Alpi, perché sono un po' in tutte le Alpi. No, ma sono in tutto il mondo. In tutto il mondo. Le coppelle. E non si sa. Quelli bene. Quelli rituali sarebbero, queste non funzionali, sì, non è che servono. Ma probabilmente tutte e due le cose. Perché si mangiava la minestra dentro. Certo, oppure raccoglieva l'acqua piovana, oppure cosa più probabile di tutte è che ci mettessero in qualche forma di olio e le accendessero. Questa storia qua delle coppelle è uno studio infinito perché è anche molto legato al suono. Perché in tutte le tue sculture il tema della musica è fondamentale. È fondamentale. Perché le forme e i suoni sono strettamente collegate. Certo. Per esempio nel caso dell'airone è abbastanza pazzesco perché io sono arrivata a questo suono attraverso la ricerca estetica. Solo in quel punto, in quel posizionamento, tirando, produce questi armonici. Hz è il La aureo, quello che si produce in tutta la scultura, soprattutto in questo punto qui, in armonici, dopo che uno è riuscito a farla tutta e a metterla esattamente nella sua posizione di partenza di volo. Questa è la corda
che Dapa è la dominante. Ed è fissata con una chiavetta di chitarra, per cui si può accordare. E poi ci sono anche delle sculture in silenzio, no? Che c'è la musica del silenzio. Quando ci sono le api addormentate, lei ha fatto delle cose bellissime, no? Con questi bassorilievi, con le api che stanno addormentate. Ape che dorme. Che dormono, silenzioso, però questo silenzio tu guardi, se ti concentri e guardi bene questo lavoro, a un certo punto senti che risuona. Non so se mi incanti di più. Bellezza di cadenze o d'allusioni, il sibilo del merlo o quel che segue. Si, re, si.